Il caso TAV scuote il governo dopo il sì alla Torino-Lione del premier Conte. Alla luce di questi nuovi finanziamenti comunitari, non realizzare il TAV costerebbe molto più che completarlo. E dico questo pensando all'interesse nazionale, che è l'unica ed esclusiva stella polare che guida e sempre guiderà questo governo. All'attacco il Movimento 5 Stelle, un regalo ai francesi, tuona Di Maio che annuncia la volontà che ci sia un voto in Parlamento. Una difesa d'ufficio, tuttavia, che prova ad arginare la frana interna con il ministro dei trasporti Toninelli, praticamente sconfessato dal suo stesso governo, ma che smentisce voci di dimissioni mentre monta la rabbia della base No TAV. Per Conte invece la scelta di andare avanti con l'opera è una mano tesa alla Lega dopo le frizioni dei giorni scorsi. Nel pomeriggio al Senato il Premier riferirà sul caso Russia in aula. Non ci sarà comunque il suo vice Salvini, impegnato in un vertice sulla sicurezza al Viminale. A Palazzo Madama non prenderà la parola neppure Renzi a causa delle tensioni interne nel PD dopo le aperture di alcuni esponenti di spicco ad un possibile dialogo con i 5 Stelle. Sempre nel pomeriggio, ma la Camera il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis, tra le misure fortemente volute da Salvini anche quelle sull'immigrazione.